La lunga estate dello sport fanese mette in calendario un altro evento, dove però la classifica finale conta veramente poco. Sì, perché lunedì 21 agosto i Bagni Caffè Arzilla non saranno le performance atletiche a primeggiare nel torneo di beach volley 5 contro 5, bensì le finalità della serata, ovvero raccogliere fondi per Unitalsi. Ad organizzare l'evento sono 5 realtà fanesi da sempre in prima linea per sensibilizzare su temi sociali: Avisfano, CSI, Nuova Beach House, ASD Sportland e ovviamente Unitalsi, associazione di promozione sociale presieduta a Fano da Mauro Mariani. Noi siamo un'associazione di circa 150 soci che opera sul territorio della diocesi di Fano, soprattutto nelle case di cura, ad esempio come Casa Penelope e Casa Serena di Bellocchi. I nostri volontari si adoperano nel servizio alla persona e principalmente portiamo i nostri amici e soci nei pellegrinaggi, nei luoghi di culto, nella diocesi, fuori diocesi e a Lourdes, nei santuari internazionali. E i nostri progetti quest'anno sono partiti con il pellegrinaggio alla concattedrale di Cagli, e proseguendo poi per Fossombrone. Infine siamo stati ad Assisi con il nostro vescovo, dove ci ha accolto nella piazza e abbiamo passato 3 giorni intensi tra preghiera e attività di volontariato. Finiremo con il pellegrinaggio a Loreto, alla Santa Casa. Avis ama mettersi continuamente in gioco. Anche lo sport è un'occasione validissima e in tante occasioni noi abbiamo svolto attività sportive in collaborazione col CSI, ma in collaborazione anche con tanti stabilimenti dove si sono svolte delle attività di gioco, di divertimento, ma anche di solidarietà. E questo soprattutto d'estate, perché richiamare soprattutto i giovani al tema della donazione, e specialmente d'estate, quando magari c'è maggior carenza, Avis svolge un'azione importante, continua, dove la solidarietà è il tema centrale della sua mission, e anche in questa occasione collaboriamo con l'Unitalsi, come già in altre occasioni abbiamo collaborato con tante associazioni di volontariato. E trattandosi di sport, non poteva certo restare indifferente il Comitato Provinciale CSI, che attraverso i propri tesserati e le proprie società non si tira mai indietro quando si tratta di mettere in relazione attività fisica e attività sociale. Devo dire grazie veramente a tutte le società che ogni volta che noi chiediamo un aiuto a organizzare questi eventi così importanti, più di un torneo, più di un campionato, perché sono eventi fatti con uno scopo benefico. Devo dire grazie, quindi ringrazio veramente pubblicamente Sportland e la Beach House e la spiaggia dei Bagni Arzilla, che ci ospiteranno appunto il 21 per questo bellissimo e grandissimo evento che organizzeremo insieme all'Unitalsi e all'Avis. I contatti di riferimento sono semplicissimi: si può andare direttamente sul sito del CSI, si trova l'evento della 24 ore di solidarietà, e all'interno troverete un link dove ci si può iscrivere da un minimo di 5 persone a un massimo di 8. Noi partiamo dall'idea di avere le squadre, ma se un singolo atleta ha piacere di venire, può venire tranquillamente al gazebo, che ci sarà un gazebo qui dell'Avis dove prenderemo tutte le iscrizioni, calendari eccetera, e lo inseriremo all'interno della squadra. E chiuderemo l'iscrizione ovviamente a un certo dettato numero di squadre, perché dobbiamo chiudere tutto in quella serata, oppure andare sulla pagina Facebook del CSI Fano, dove anche lì troverete il link per iscriversi, oppure potete tranquillamente contattare direttamente me al 328 11 30 158, che vi darò tutte le informazioni, ed eventualmente tramite WhatsApp o tramite un messaggio giro il link.